Ciao raga, bentornati sul mio canale, come state? Spero bene. Oggi siamo di nuovo qua con uno dei vostri ospiti preferiti, ovvero mia sorella. Ciao. Sempre molto felice. Oggi, come avete detto dal titolo, faremo il video su chi delle due conosce meglio l'altra. Ovviamente sarò io questa persona. È un video che in realtà mi avevate già chiesto un po' di tempo fa, quindi come al solito io non mi dimentico mai le vostre richieste e oggi ve l'abbiamo portato. Mi sono scritta un po' di domande che ho cercato oggi, partendo da alcune un po' basic, alcune un po' più interessanti, barra difficili. Avremo la stessa domanda e a turno risponderemo alla stessa. E poi segneremo i punti. Lei una risponde sbagliato, io giusto, non rispondo, avrò il punto io e viceversa. Oppure abbiamo il punto entrambi, dipende. Quindi partiamo subito così non perdiamo tempo con proprio la domanda easy. Colore preferito? Ah, Marti, questa è easy, cioè già che fai Sì, così. ma tu cambi colore ogni mese, Ok, questo cioè, è vero, non lo ma perché so. io ogni mese cambio interesse in persone, colori, passioni, tutto. Però vabbè, dai, uno che sai che mi piace. Ah, ti indico tre. No, no, almeno due. Beh, il nero è troppo basico da Sì, dire. ma dai, ma ce n'è uno che tutti dicono. Rosa? Ma Non lo che so, è tutto dici? rosa qua. Mi hai mai visto indossare del rosa? No. Pensa a quelli che indosso. Bianco? Ma no! Cioè quello principale, ma lo sanno tutti, lo sai tu. Rosso? Vabbè, Marta, ho capito. Era il verde. Adesso voglio vedere le foto in cui tu ti vesti di verde. Ma ho un botto anche i costumi, ce li ho tipo tutti verdi. Ora vado a cercare. Dobbiamo segnare 0 punti. Vabbè, il tuo è easy, è nero. Ok. Ok. Ma io non sono come te. No, non lo adesso il nero. Prima domanda basic, lei già 0 punti. A posto. Ok, dai, questa non puoi non saperla. Data di nascita, segno e ascendente. Allora, 30 novembre 2003. Ok. Sagittario, ascendenti. Lo dico sempre. Cioè, io so il tuo, Ah, io capito? sono ascendente Ma non vergine. devi dirlo, dovevo dirlo io, comunque lo sapevo, però va bene. No, è perché sto facendo il ragionamento. Non c'è, non è che si conosce. Pesci. No, No, quella è la luna. acquario. Brava! Acquario. No, te la do buona perché il mio ascendente è acquario, ma la mia luna è pesci. Tu invece, 8 giugno 2007, gemelli ascendente vergine. Che mi piace questa combo. Dai, uno pari qua. Poi, cantante preferito. Se vuoi, dato che anche qua io ascolto di tutto, puoi dirne tre, va bene? Però almeno uno azzeccato ci deve essere, proprio azzeccato Va bene. azzeccato. Allora, The Weeknd. Ok, vabbè, questo è uno dei miei preferiti. Se Basta, devo dirne vuoi altri? dirne altri. Drake, così. O qualcuno del reggaeton che però non ascolto. Ok, no, Alfa, aspetta. come si chiama? Come si chiama? E l'Alfa. No, comunque buono. The Weeknd e la mia canzone preferita. Ce l'ho tatuata. Non ti ricordi il titolo, almeno Non mi descrivila. ricordo neanche il tatuaggio che hai. Sì, perché vedete, lei non mi guarda neanche, lei non sa neanche i tatuaggi che ho, non mi guarda neanche sui social, non te lo faccio vedere. Cioè, tu non sai neanche i tatuaggi che io ho, Ma non io è che lo non so neanche sento. i titoli di The Weeknd. Ma dimmi solo come hai fatto il tatuaggio e poi il titolo è letteralmente la descrizione di quella cosa. Ah, falena. Fuoco. Falena in fiamme sarebbe. Ah. Not your flame. Allora, facciamo che sono due domande separate, ok? Su quella del cantante ti do uno e su quella della canzone zero. Tuo cantante No, preferito? aspetta, ora devo cercarlo perché non lo so. Tu non sai chi è il tuo cantante No, preferito? devo andare a vedere un Ma io lo attimo. so. Probabilmente sbaglio. Tanto non lo diresti lo stesso. Non lo so neanche chi sia. Quindi. Chi è Brent Faiyaz? Quello che fa. Trust? No, però è Drake. Quello che fa. Lui è uno dei tanti. Se ne indovino comunque almeno uno degli altri, vale come me. Sì. Bruno Mars. Qualche canzone mi piace. No, comunque no. Allora Questi... Drake. Ok. Però la canzone preferita te la devo dire di lui, quindi Ma canzone... assolutamente. Io non ho una canzone preferita. Allora ti tolgo anche a te questa Sì. domanda, va bene? Facciamo questo favore, mia sorella. Piatto preferito. Ok, sushi. Ok, anche il tuo lo stesso. Esatto. Ok, top. Va bene, Che questa è banalità. molto difficile. Un mio pregio e un mio difetto e viceversa. E se ovviamente sono giusti, cercherò di non essere permalosa, ti do il punto. Pregio. Ragazzi, ci No, smetti cioè tanto di che ogni trovarne tanto ti parte la pippa di sistemare e sistemi anche uno. Ma bene. che pregio è? Non lo so, sei ordinata a volte. Non lo so, Ok. cos'altro è? Devo dire simpatica? Generosa? Questo è il mio Ma pregio. chi? Con me no. Vabbè, perché tu sei tu, io do a chi si merita. È diverso. Vabbè, ok, ordinata. Posso accettartelo, ma Difetto, sei vendicativa. Io? Tu. Ogni volta che faccio qualcosa di sbagliato mi dici se non lo fai faccio questo. Cioè, se fai, ecco, no, ricatti. Dei ricatti può essere, però non mi vendico quasi mai, perché penso che vendicarsi sia abbassarsi a livello dell'altro e così passi anche tu nel torto. Quante cose avrei potuto vendicarmi negli ultimi mesi e non ho fatto. Questa te la do a metà. Non so che altri difetti Ma va c'hai. bene, vuol dire che non li trovi, mi hai portato in altri giro, ragazzi, ti voglio bene, però accettiamo il pregio, questa 0,5 di punto. Mentre tu, no, un tuo pregio, adesso non so come descriverla questa cosa, è
che quando ci tieni tanto a una persona, comunque fai tanto per quella persona. Generosa non in senso pratico, no, aspetta, non in senso pratico, ma in senso proprio affettivo, ok? Sì. È giusto. Il tuo difetto è che, sempre secondo me un po' collegato a questa cosa, non riesci ad affrontare delle difficoltà, cioè ti senti sempre tu in difetto, nel senso perdoni sempre troppo, magari non ti arrabbi spesso, cioè non ti fai valere in quel senso lì. Questo è vero. Questo è vero. Lo so. Okay. Questo sì. Quindi me lo dai intero il punto. Lo dai intero. Poi, ma sei la preferita a scuola quando ancora la facevo? Ancora? Filosofia o spagnolo, forse inglese, sì, però un punto te lo do. Matematica, sì. Okay. Una meta, perché non so tu quante ne abbia, o due nel mio caso, dove vorrei andare? Giappone/Tokyo. Ok, l'altro non so se lo sai, se vuoi ti do un indizio. È una meta col mare, sì, okay. Abbastanza esotica, dove tra l'altro ci stanno andando penso molti influencer ultimamente. Un posto sul mare, ma dimmi almeno dove. In Africa? Beh, comunque vabbè, il punto te lo posso dare perché è giusto, però è con la Z inizia. Zimbabwe. No. Zagabria. Non è in Africa. Non lo so. Zanzibar. Brava. Ok, tu Giappone, anche tu. Sì, e? E dammi anche tu l'indizio. Senza mare. Non so se c'è il mare. Beh, non c'entra con il mare. Non c'entra col mare. È una città. Non è in Europa. Allora, secondo me, tipo New York. Oh, godo. Poi, la nostra prima celebrity crush. O se vuoi dirne proprio una anche platonica che ho avuto, magari che non era la prima. Dove era il tuo Leonardo DiCaprio? O Johnny Depp? Quello più giusto. No, c'era anche quell'altro del Signore degli Anelli, Legolas, che però... Raga, questa è la mia crush platonica da piccola. Che però non so come si chiama l'attore. Dai, che ho scritto le iniziali sulla... Orlando Bloom. Brava. Raga, questa la devo raccontare tipo in seconda, terza media. Ho visto il Signore degli Anelli, basta. Da lì ho visto tutti i suoi film. E raga, ero ossessionata a peso. Talmente tanto che non chiedetemi cosa fosse passato nel mio cervello in quel momento. Cioè, la ringhiera del mio balcone... Avevo un bianchetto, sbianchetto, non so come lo chiamate, di quelli liquidi. Ma io sto guardando fuori dalla finestra, cosa faccio? Ho targato la mia ringhiera con le sue iniziali. Cioè, se vi riprendessi la mia ringhiera del balcone, c'è scritto O.B. E lei, un anno dopo, aveva tipo 10 anni, cosa fa? MP, le sue iniziali, così. Ma perché se avesse scritto qualcuno che abitava qua prima? Ho detto, lasciamola per i futuri. Sì, troppo lei, vabbè. Cosa questa parentesi? Forse non ne sono rimaste molte. Non hai chiesto a me. Ah, sì, è vero. Io sono stata sempre molto ossessionata da persone famose. Lei è un po' meno. Quanto è difficile. No, mi ricordo che avevi un poster da piccola, attaccato all'armadio di... Non so se chiamasse Ross Lynch. Però biondo che aveva fatto... Ah, ho capito, Ossinelli. Sì, Ossinelli. Sì, ma sai che non mi è piaciuto. Cioè, lei attacca un poster, no, che le piace. No, perché... Se non è lui... Forse anche tu, Cameron Boyce, perché anche io ho avuto quel periodo. Ah, beh, Cameron Boyce, sì. Oh, forse Carl di Shameless. Ah, vero. Vabbè, dai, facciamo mezzo 5, a te 1. Ora invece crush degli anime. Se a quanto ce n'hai un miliardo. Fai le basi, che se vai puoi fare un podio. Pianti di quei nomi. Dazai. Ok. Io ce l'ho anche tatuato. Sì, ovviamente non è che ce l'ho tatuato perché è un personaggio che mi piace, basta. Ma per altri motivi. Forse, non so, Levi ancora. E questo vale uguale per te perché anche tu ce l'avevi. Sì. Raga, avevamo fatto un cartomato, si dice così? Non lo so. Di Levi, cioè, ma tipo altezza uomo in camera, davanti alla finestra. Sì, quindi Levi. Dazai. Beh, dai. Sai che non lo so. Anche ultimamente ho fatto alcune cose riguardanti questo anime dove c'è questa... Ah, Gojo? Sì. Perché a me è soltanto uno di Legend of 3, cioè nella mia top 3. Levi? Levi c'è, poi? E Dazai non hai neanche mai visto Bungo Stray Dogs quando te l'ho detto di guardarlo. E anche Jujutsu l'hai visto perché non so perché sei bacata. Un altro e basta. Di che cos'è? Haikyuu? Haikyuu non l'ho neanche finito. Ah, L! Quello pure a me. Le spacca, raga. Giù, le spacca. Ok. Uno pari. Ma facciamo una collegata. Con quanti ragazzi siamo state? Allora, tu con pochi. Perché odi tipo gli uomini, non li sopporti. Vabbè, no, vabbè, dai, un pochino c'è stato. Poi comunque, io ricordo che io ho quasi 21 anni, lei 16. Senza dire i nomi, però magari pensa... 5. Dalle medie dal liceo? Ma dal liceo? Allora 4. Fammi pensare. Boh, sì. Tu, vabbè... È dal liceo. 2 platonici. Sì. E collegato a questa domanda, il nostro prototipo di ragazzo. Cioè, non vuoi dire proprio un prototipo così, perché anche lì li ho un po' cambiati i miei prototipi. Almeno qualche caratteristica, tipo, cosa cerchi un ragazzo? La guardi per primo? Ma fisicamente o caratterialmente? Facciamo esteticamente. Allora... Scurettino, ma non tanto. Un nastro slash nero. Ma matti, basta. Magari sorpassiamo. Capelli scuri, okay. Occhi scuri. Sì, quello totale, quello che azzurro è zero. Non mi piacciono. Poi non ti interessano i palestrati tipo peso. Vero? Brava. Non mi piacciono i fisicati troppo. Cos'è che guardo principalmente? Lo stile. Brava. Ah, ok. Tu anche tu non sei per le cose troppo chiare, tipo occhi chiari. Ti fa ridere sta cosa. Ah, beh, intendo tipo sì, occhi sì, chiari, sì. Biondo, cioè tratti chiari. Perché con me sta
starebbero male. Cioè, anch'io sono chiara, quindi. Ma che c'entra? Ho bisogno dell'opposto, perché gli opposti si attraggono. Questa, comunque, secondo me è una cagata questa frase. Chiunque l'ha inventata non è vero. No, sì. Secondo me non è vero. Cioè, tu più sei simile a una persona, più hai più cose in comune. Ci trovi bene, secondo me. Cioè, io di persone quasi identiche a me ne ho tipo due. Le uniche con cui mi trovo bene. Io invece la penso così. Più e più fanno più. Meno e meno fanno più. Meno e più fanno meno. L'unica cosa differente. Quindi... Meno e più fanno meno, quindi è meno, non è più, non è una cosa positiva. Non c'entra quello, quello lo vedi così. Perché due cose uguali fanno sempre una cosa uguale. Due cose diverse fanno una cosa diversa. Cioè, non so spiegarti. Andiamo avanti. Andiamo. Poi cosa guardi tu? Non lo so cosa guardo. Ma allora non lo sai. Ma io vado tu. Più. Io vado più a sentimento. No, vado più sul carattere. Dici cosa del carattere. Magari tu del mio non puoi saperlo. Anche se magari secondo me è più o meno lo stesso. A me, tipo, ho capito che le persone troppo eccentriche, egocentriche non mi piacciono. E me non sono stata come una docente. No, infatti, secondo me a te tu sei più attratta tipo dai timidini. Un pochino. Cioè, un po' come te, che cerchi qualcosa di simile a te. Che abbiano anche un po' di umorismo. Cioè, che facciano un po' di. Sì, cioè. Cioè, quello sì. Anch'io totale. Cioè, sai, uno che non capisce il mio umorismo, ti dico, oh, principalmente questo? Sì, a posto. Facciamo l'ultimo, che non so cosa fare. Io non ho più domande, quindi improvviserà lei una domanda. Ah, cartone animato il nostro preferito. Di quando eravamo piccole? Sì. Secondo me c'eravamo simili. Allora, Detective Conan e Gumball. Quando ero piccola piccola invece? La Pimpa. Brava, tutte giusti. Te, Gumball, anche te. Anche te Detective Conan. Tu da piccola piccola guardavi anche Peppa Pig molto. È tipo esploso diverso. Quando sono nata io. Oh, poi non mi ricordo se ne avevi altri. No, questi. Questi. Dai, uno a pari. Bene, abbiamo finito le domande. Ora possiamo fare il resoconto. Facendo la somma, io ho fatto 11,5 di punteggio e mia sorella 10, quindi la sorella maggiore vince di 1,5. Non vale, sei più grande. Gente, hai il cervello più sviluppato. Quindi ammetti che sono più intelligente. No, dipende in cosa. Quindi, come ovviamente avevo detto a inizio video, ho vinto io. Qual è il mio premio? Tira! Spero che il video vi sia piaciuto. Se avete domande sul video in generale, fatemele qua sotto nei commenti. Fatemi anche sapere quali altri video volete che io portassi sul canale. E se volete uno con mia sorella, io vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!